Buongiorno, buon lunedì mattina. Benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa di Fano TV che come sempre apre l'informazione di questa mattina e di questa giornata. Eh, 7:30, puntualmente siamo qui, ma salutiamo anche tutti coloro che ci guardano in replica nel corso della mattinata e poi alle 13:30, come sempre guardiamo santo del giorno e previsioni del tempo. Oggi naturalmente la chiesa eh, lunedì 9 novembre eh, osserva la beata Elisabetta della Trinità, il sole è sorto alle 6.52 e tramonterà alle 16.51. E il tempo, guardiamo, ecco, il dato che ci rimanda la nostra centralina, vedete la temperatura in questo momento al suolo è di 9 ,6 gradi 6, quasi 10, e la didascalia è quanto mai esaustiva, fresco. Vediamo la bellissima immagine che ci rimanda la nostra webcam, vedete un cielo completamente sgombro da nubi e un bellissimo sole dorato sulle, sulle colline antistanti, qui la nostra sede, cambiamo... La pagina andiamo dagli amici della protezione civile e questa è la previsione per, per oggi. Era ampiamente stata illustrata anche sabato mattina, vi avevo fatto vedere proprio la didascalia ed è rimasta così, è rimasta tale. Cielo eh, sereno e poco lunovoloso, precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento e il mare è poco mosso e anche martedì, vedete. Eh, veramente andiamo incontro e veniamo anche da un periodo bellissimo, abbiamo passato dei weekend, dei sabato e domenica veramente di pieno sole e insomma ci stanno regalando in questo autunno bellissime giornate, sereno e poco nuvoloso anche per martedì, precipitazioni assenti, mare è poco mosso e quindi eh, nulla di che se non vedete la comparsa della simbologia della nebbia. Questo è un fenomeno che, appunto, con queste belle giornate, con queste temperature, con questo cielo terzo. È un fenomeno che nelle prime ore della mattina interessa tutto il crinale eh, appenninimo, ma anche le zone interne, quindi attenzione, attenzione. Vediamo eh, le tendenze, la tendenza per i giorni successivi, le condizioni di tempo stabili sulle marche perdureranno con alta probabilità anche per le, i restanti giorni della prossima Settimana. Quindi insomma previsioni tutto sommato confortevoli per quello che riguarda il tempo. Veniamo ai giornali, naturalmente scontato dirvelo che Valentino Rossi ha monopolizzato completamente la carta stampata e non in questo fine settimana e in questo inizio di settimana, il risultato lo sappiamo tutti quello che è. Ampie pagine, doppie pagine, veramente i giornali si sono sbizzarriti, il resto del Carlino ha sei o otto pagine addirittura, a doppia, a doppia pagina, quindi insomma, veramente ampio spazio per quella che è stata una domenica per i tifosi di Valentino Rossi al Cardio Palma e il risultato è stato quello che è stato, quindi grande delusione, però insomma, è stato veramente un uh, eh, coacervo di, di intenzionalità positive che. Spingevano Valentino come un, un terzo motore, eh, che però non è riuscito a portarlo avanti. Allora, dopo vediamo un po' di pagine, però partiamo naturalmente dai eh, da giornali. In ordine andiamo con il Corriere Adriatico, ecco la pagina di Pesaro, titolo di testa purtroppo per un brutto incidente, schianto frontale, muore un padre di famiglia, la vittima è Sergio Ponesco di 41 anni, Moldavo, residente a Muraglia, per un malore o un colpo di sonno ha invaso la corsia opposta e eh, si è eh, scontrato con una vettura che veniva a senso contrario. E, eh, invece in eh, eh, grande evidenza eh, Valentino vince con la terra dei motori, vince nel senso che appunto il grande consenso, che si è creato eh, trasversale da parte di tutti eh, su questa ultima giornata eh, di GP, di Motomondiale, e eh, il sindaco Ricci, ieri a Tavuglio, era lì per appunto guardare nel maxi schermo insieme a tutti i tifosi la gara e anticipa il progetto tra Marche e Romagna, appunto la terra dei motori, e eh, quindi insomma si, si cavalca un po' questa questa grande ondata gialla per farne qualcosa di, di positivo e chissà che insomma eh, come dicevano eh, gli antichi da un guasto viene un aggiusto, cioè da un, un fatto negativo purtroppo un risultato negativo eh, di un moto mondiale non si riesca con tutto quello che si è creato attorno a creare qualcosa di bello. Andiamo nella pagina di, di Fano, ex sagrestano fa causa alla Chiesa. Ferri intende scrivere al, a Papa Francesco perché la curia vuole l'affitto per l'alloggio che mi appartiene. L'ex sagrestano del Duomo cita in giudizio la chiesa locale per rivendicare la proprietà dell'alloggio che occupa e intende scrivere a Papa Francesco per raccontargli ciò che lui ritiene un'ingiustizia. Secondo l'avvocato di Ferri eh, l'immobile gli fu ceduto 34 anni fa. A saldo di lavori e lui investì eh, 70.000 euro in questo immobile. Andiamo agli eventi che ci sono stati in questo fine settimana: tra eh, acqualagna, cartoceto, insomma, ce n'era per tutti i gusti, sempre enogastronomia in, in, in grande evidenza perché, sia nell'una che nell'altra località, si parlava di buon cibo. Eh, a cartoceto, eh, l'olio, eh, l'oro verde. Eh, la risorsa delle marche tra le migliori in, eh, in Italia, cartocetto DOP il festival. Eh. Per la 39esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Piacciono il restauro e la tecnologia in teatro, tante manifestazioni, ci sarà anche il prossimo weekend e quindi insomma, eh, se siete amanti dell'olio volete fare un buon acquisto, eh, è, il momento, è il momento giusto. Come anche appunto per il tartufo. Allora, Tavuglia, vediamola, questa pagina del resto del Carlino, cambiamo quotidiano. La eh, sorgente del fiume giallo, quindi da di qui parte il fiume giallo, il sindaco eh, di Tavuglia dice che non ho retto gli ultimi due giri, una giornata lunghissima per l'invasione di oltre 20.000 tifosi, ne erano stati preventivati eh, più o meno 10.000. E invece eh, la, le previsioni sono state disattese per il meglio perché, insomma, si è raddoppiata la presenza, 20.000 tifosi. Questa è la foto della piazza di eh, Tavuglia, eh, vedete? Praticamente non si vede il selciato, quindi, qui in questo punto, ecco, ve lo indico con. Una freccia ci dovrebbe essere, eh, c'era il maxischermo a ridosso del, della murata e, e questi sono tutti i tifosi che eh, insomma, stavano eh, guardando eh, le sorti del MotoGP. E quindi il futuro, qual è? La sfida eh, futura per Tavuglia sarà capitalizzare appunto, come dicevamo all'inizio, l'enorme effetto a seguito, affetto a seguito eh, di Valentino Rossi, e vediamo che cosa. Eh, ne uscirà. Eh, anche qui nel Carlino l'incidente mortale costato la vita al 41enne, invasione di Corsia, muore il giovane padre, tra le cause ritenute più probabili un improvviso malore della vittima o insomma un colpo di sonno, adesso sarà da verificare, vedete qui nella foto eh, l'auto, eh, incidentata appunto l'uomo era un muratore e aveva tre figli piccoli. Eh, poi vi dicevo appunto gli eventi. Questo è l'altro del weekend a Qualagna, alla fiera Oscar Farinetti. Eh, tante eh, star che fanno da passerella in questa manifestazione. Applausi a Giorgione per un cooking show travolgente, carismatico, insomma, un personaggio amatissimo. E qui ecco: vedete, sindaco e Oscar Farinetti che ha ricevuto un eh, premio quindi, in, in memoria di Enrico Mattei che poi è andato a Pier Giorgio Cariaggi eh, e quindi una giornata di sole e di buon cibo. Andiamo Fano e Urbino, sempre nelle pagine del resto del Carlino. Comune con meno affitti e più risorse, la giunta tenta di eliminare alcune voci come quella dell'ex tribunale. Vedete la foto della caserma Paolini di Fano, da anni in attesa di riutilizzo, però il parcheggio è stato ceduto dal demanio come locazione eh, gratuita e quindi si sono anche qui risparmiati alcuni, eh, alcune migliaia di euro all'anno, anche la locazione del Codma è stata rivista, quindi insomma qualche, eh, qualche risparmio in termini di eh, spesa per affitti. E poi a Saltara è stato siglato un accordo tra il dirigente scolastico Samuele Giombi, il preside della fondazione Alighiero, omiccioli per dare la possibilità agli studenti del Torelli, eh, delle sedi di Fano e di Pergola, di usufruire del Museo del Barlì che insomma li aiuterà nello studio della fisica e in modo particolare dell'attività laboratoriale. Quindi Bali sarà il supporto dei liceali di Fano e di Pergola. E le pagine dello sport ve le faccio vedere dopo e guardiamo il messaggero di Pesaro, anche qui. In evidenza in primo piano vale campione del cuore in 20.000 da tutta Italia a Tavuglia per assistere al, sui maxi schermi alla sfida del Moto GP, anche qui vedete praticamente una distesa di eh, cappellini, bandiere, teste, insomma, una, una, una folla veramente oceanica. E il paese di Rossi è stato invaso fin dall'alba. Anche qui eh, l'articolo che riguarda l'incidente eh, mortale e poi insomma il, il meteo. Cieli sereni e quindi rischio nebbia. Ancora eh, in piazza a, a Pesaro c'è stato un maxi schermo anche qui che ha aiutato tutti quanti. Eh, non sono riusciti o non sono voluti andare su Atavuglia a vedere tutti quanti insieme le sorti di Valentino, il popolo della piazza, a Plauderossi che taglia il traguardo. Tantissimi a Pesaro hanno voluto seguire il gran premio. Eh, L'ultima pagina prima di guardare quelle dello sport, eh, dalla pagina che riguarda Pesaro e provincia. Statale Adriatica eh, sicura: l'ANAS realizzerà la rotatoria alle Siligate. Dopo anni di attesa si eh, parla di espropriare i terreni e costruire l'opera che eliminerà la curva della morte. Anche buone notizie per la Fano Grosseto: il eh, ministero promette tutele ambientali e quindi insomma eh, questa opera eh, vi faccio rivedere anche la pagina sotto quest'opera che si attende da tanto tempo il completamento vedrà anche tutelati gli aspetti ambientali e ecologistici eh, vi faccio vedere questa qui perché si parla del delitto Lulli inchiesta è al bivio eh, le richieste di giudizio immediato oppure la proroga delle indagini Martinez, l'avvocato della famiglia, dice che la Procura lavora benissimo, ma occorre vedere se le servirà più tempo per stabilire l'esatto eh, esatto andamento dei fatti di quel terribile giorno. Andiamo con lo sport: vi faccio vedere la pagina del resto del Carlino Sport, vedete anche qui eh, questo è il titolo quanto mai eloquente: Scippo Mondiale biscotto al veleno tra gli spagnoli come previsto Marquez e Lorenzo per far eh, rimanere in Spagna il titolo mondiale e eh, Jorge Lorenzo ammette mi hanno aiutato più il più brutto finale di una grande eh, stagione eh, questo è il commento del cronista andiamo con il calcio vi facciamo vedere le sorti del fano fano fermana derby anonimo questo è il titolo del Carlino è andata così alma Juventus Fano, fermana 0 a 0. Eh, un tempo per parte, difese piuttosto leggere, attacchi imprecisi e alla fine ci si accontenta. Il, sempre nella Serie D, il, la Vispesaro, anche qui un eh, pareggio, però un 1 1. Ci sono state eh, due gol, l'urlo smorzato in gola, poi la zampata dei lupi al novantesimo. Prestazione di spessore vanificata da un'uscita avventata, quindi erano in vantaggio e poi insomma il campo basso all'ultimo, eh, al novantesimo a. Eh, fatto gol e quindi insomma un po' di amaro in bocca per i tifosi della Vispesa. Bene, questa era l'ultima notizia che vi facevo vedere per la rassegna stampa di lunedì mattina, un buon inizio di settimana a tutti voi naturalmente questa sera occhio alla notizia eh, il telegiornale delle 20.30, arrivederci, buona mattinata a tutti voi.